Ah, uè, Fabrizio Argiola, sei i due protagonisti principali della vittoria dell'Uniferese. Allora, da chi iniziamo? Da chi ha fatto la doppietta o il gol più bello? Da Fabrizio, vabbè. Allora Fabrizio, raccontaci questo gol. L'hai visto fare su Sky, su qualche campionato del mondo, no? E ogni tanto mi escono questi colpi così. Sono principalmente contento per la vittoria, perché la squadra ha dimostrato carattere dopo una sconfitta bruciante come quella di domenica scorsa, dove la squadra ha retto per 70 minuti e poi o per inesperienza o per aver sottovalutato l'avversario in 10, in 8 contro 10 e ci hanno rubato, quasi diciamo rubato la partita, l'abbiamo regalata a noi. Comunque due vittorie in prima tre partite, insomma, non sì, è male come inizio, no? Sì, sì, c'è una bella squadra, c'è un bel gruppo, siamo uniti e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Ecco, tra l'altro avete fatto tornare qualcuno bravo che giocava fuori, è vero? Io quello bravo, no? Mm? C'è Mauro che è tornato da Burgos, Mauro Calvia, Roberto, Tolo. Certo. Quindi siamo tutti giovani, un bel gruppo veramente, ci divertiamo. Poi tu sei calciare le punizioni, ne abbiamo visto una, stava entrando all'incrocio il portiere, non sappiamo come ha fatto a togliere. Ne ho provato una in allenamento venerdì e questa era la seconda che calciavo, non ne calcio mai. Ditemi una cosa, invece di questo campionato secondo voi, insomma, potete farcela anche per i playoff, il presidente ha promesso un immediato salto di categoria. Il nostro obiettivo è salvarci prima di tutto, prima la salvezza. Se poi vediamo che siamo là, possiamo lottare per qualcosa, ben venga e noi lotteremo. Fabri, questo passaggio da girone Ogliastrino a quello baroniese ti soddisfa? Sinceramente molto meglio perché è anche uno stimolo nuovo, incontrare squadre nuove. Anche il Torpera, io è la prima volta che li incontravo, come squadra mi è sembrata una bella squadretta quadrata che ci ha fatto soffrire fino all'ultimo. E in Ogliastre purtroppo sappiamo bene come finiscono esatto. Le partite. E i campionati purtroppo. E i campionati. Però credo che siamo il girone anche abbastanza equilibrato, quindi sarà lottato fino alla fine, speriamo bene per noi. Ecco, abbiamo notato che tra l'altro voi giocando con queste maglie rosse, ricordate molto il Bari come tipo di gioco, giocano le ali molto, molto larghe, giocate praticamente sulla linea laterale. Eh sì, facciamo il modulo 4-4-2 con due esterni veloci, giochiamo la palla a terra principalmente, cerchiamo anche gli inserimenti da dietro e niente, la squadra si deve ancora un po' amalgamare perché anche con l'innesto dei nuovi, vedi Dascani, un gran bel giocatore sicuramente. Poi in difesa qualcosa da sistemare, avete un po' sofferto? Qualcosa da sistemare, sarà il rientro di Solinas che si è fatto male nella prima partita, speriamo di recuperarlo presto, oggi è rientrato Giuseppe Ruggi. Certo. Speriamo di al più presto di riuscire a trovare la quadratura del cerchio, certo, in modo da giocarcela con tutti, andiamo su ogni campo senza paura. Per chiudere mandate un messaggio a Eugenio, ai tifosi che anche oggi vi hanno sostenuto, vi hanno applaudito la tua uscita dal campo, insomma fa sempre piacere, no? quando si gioca bene, si segnano i gol, avere la standing ovation del campo. È sempre un piacere, soprattutto quando vedo che c'è un sacco di gente come queste ultime partite. È un piacere perché vuol dire che stiamo giocando bene noi, che la squadra è simpatica e quindi è un bene che ci seguano anche fuori, anche a Seniscola c'era un sacco di gente di Onifiri e ci stimola, ci dà forza quello per giocare. Certo, certo. È un bene. Speriamo che anche le prossime trasferte, le altre partite, ci siano questi tifosi. Ecco, questi sono i tifosi che festeggiano. Va bene, grazie ragazzi, complimenti per il gol, per la vittoria e naturalmente un bocca al lupo per il campionato. Grazie, grazie. Grazie. Ciao. Ciao.